Abbiamo iniziato il nostro riepilogone di fine anno andando a riprendere i momenti in cui il pubblico ha dedicato le più grosse ovazioni alle superstar della WWE. Ovazioni che sono dunque riconducibili a momenti che vengono ricordati con piacere. A tutto questo però corrispondono invece momenti che non hanno avuto lo stesso risultato. Cose che non hanno avuto impatto sul pubblico e semplicemente non hanno funzionato. Cominciamo dunque ad elencare i 5 flop della WWE nel 2016. Prima di cominciare è bene precisare che questo video è frutto di opinione personale, fatto dunque per creare dialogo e scambio di opinioni, e che in questa lista non compariranno James Ellsworth, Roman Reigns e la faida tra Charlotte e Sasha Banks, perché nonostante queste siano cose che a molti facciano storcere il naso, nelle arene ottengono reazioni sul pubblico, nel bene o nel male, mentre questa lista è rivolta a cose che la WWE ha proposto ai fan, ma a cui i fan hanno risposto non con la partecipazione sperata. Numero 1, i tag team a Raw. I New Day sono un tag team ormai storico, di talento e fottutamente divertente, ma a un certo punto, per cortesia, basta. I tre sono stati utilizzati ormai in tutti i modi, mischiati in tutte le salse, e l'idea è che abbiano finito le cartucce, tanto che anche parte del pubblico ha smesso di starli dietro. Questo, misto per esempio al decadimento di Luke Gallows e Karl Anderson, lontani parenti dei dominatori incontrastati che si erano dimostrati prima di arrivare in WWE, e del perenne stallo di Enzo e Big Cass, rende i match di coppia a Raw ormai totalmente privi di mordente. Numero 2, i Cruiserweight. Ora chiudete gli occhi e rilassatevi un attimo, e focalizzate nella vostra mente una serie di immagini. 32 lottatori provenienti da varie parti del mondo che danno vita a una serie di incontri da paura, mischiando stili diversi tra loro. Con un pubblico fomentatissimo e Mauro Ranallo e Daniel Bryan semplicemente perfetti al commento. Non è il torneo Tenkaichi e non è nemmeno il grande torneo delle arti marziali, è il Cruiserweight Classic. E ora svegliatevi di colpo e guardate davanti a voi una serie di lottatori palesemente a disagio come pesci fuor d'acqua, a cui non vengono date nemmeno indicazioni decenti sugli ingressi da fare, palesemente tenuti a freno, a cui è stata creata una nicchia circondata da corde viola, da cui non si può uscire per nessun motivo al mondo, e con gli spettatori che nel 90% dei casi non sanno cosa hanno davanti e ricoprono tutto di gelo. Questo, in poche parole, è tutto ciò che di sbagliato è stato fatto nel proporre i pesi leggeri. Al terzo posto c'è la faida tra gli ex membri dello Shield. Non fraintendetemi, è stato un gran bel match, carico anche di hype, ma è stato un po' come se l'hype fosse stato un po' un pretesto per la WWE utile a non dare il 100% di ciò che c'era a disposizione. Oltretutto la sospensione di Roman Reigns ha di fatto ammazzato tutto ciò che di bello avremmo potuto vedere nel corso delle puntate, e il draft, che faceva da cornice attorno a questo main event, ha distolto un po' l'attenzione dalla resa dei conti fra i tre. Numero 4, Brock Lesnar. L'utilizzo che viene fatto di Brock Lesnar è quello dell'attrazione principale, di una cosa che viene mostrata poche volte all'anno per sancire un grosso evento. Ma se andiamo a vedere i match in cui la bestia è stato impegnato nel corso del 2016, ne consegue che è difficile renderlo utile a qualunque altra superstar. La sua è ormai una figura troppo ingombrante per questo roster, per cui si fa fatica a renderlo battibile da un wrestler regolarmente presente agli show. I suoi incontri prediligono la toccata e fuga, e dalle reazioni non sempre assordanti come prima che susseguono i promo di Paul Heyman sorge spontaneo a chiedersi una cosa. Brock Lesnar è ancora l'attrazione principale. Ma partendo da questo quesito ci si riconduce anche all'ultimo punto della nostra lista. Ripercorrendo i grossi eventi WWE dell'anno, e per grossi non intendiamo i comuni pay per view ma i Big Four, ossia Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series. Un particolare balza all'occhio. Tutti i main event di questi 4 show sono stati caratterizzati dalla presenza di part-timer. Ed è una cosa che statisticamente, facendo il paragone con gli anni precedenti, non era mai accaduta. Non per tutti e 4 gli eventi, quantomeno. C'è da aggiungere che almeno nelle arene la risposta del pubblico non è stata sempre entusiastica, e i main event di WrestleMania e SummerSlam ne sono la dimostrazione. Allargando dunque la questione posta prima, in un'epoca in cui la WWE è riuscita finalmente a fare un certo ricambio generazionale e a mandare nel main event in modo credibile dei nuovi volti, è necessario che per gli eventi davvero mainstream si debba ricorrere a Lesnar, Triple H e Goldberg? Mancanza di coraggio o gli attuali volti della compagnia non bucano così tanto lo schermo e non fanno circolare così tanta moneta? Fateci sapere cosa ne pensate. Intanto però, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e andare a vedere le nostre precedenti liste e i nostri precedenti video. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima lista.